Ciao a tutti, io sono Consuelo, responsabile di Villa Martina, una residenza assistita per anziani che si trova in un piccolo paesino del Lodigiano, a Marudo. Oggi voglio presentarvi Villa Martina. Villa Martina è una residenza assistita per me, è una grande famiglia. Una famiglia che al massimo raggiunge 20 nonni, ormai per me i miei nonni, nonni adottivi, nonni forse che vorrei tanto avere sempre con me. Sicuramente il passaggio di questi anziani dalla loro abitazione a Villa Martina, ma come in qualsiasi altra struttura, è un passaggio comunque difficile e delicato, perché in quel momento lasciano la loro casa, i loro ricordi, i loro beni, il loro mondo. Qui a Villa Martina possono ritrovare un ambiente comunque familiare. Infatti loro vivono in un vero e proprio appartamento, dotato quindi di cucina, zona giorno, zona notte, cabina armadio e di un ampio bagno. Villa Martina inoltre sentono sempre attivi e partecipi. Qui viene, secondo me, valorizzato il loro bagaglio, io l'ho sempre chiamato la loro valigia, perché questo comunque è un bel viaggio, si chiama vita e secondo me possono condividerlo e noi possiamo sicuramente apprendere e imparare tantissimo. E poi ognuno di loro, secondo me, è speciale. Villa Martina offre comunque un'assistenza H24, c'è sempre quindi del personale, un sociosanitario che aiuta i nostri ospiti, anche se noi facciamo in modo che gli utenti ancora in grado di svolgere alcune attività, lavarsi la mattina, mi vesto da solo, preparo la colazione, lo facciano comunque in completa autonomia. Abbiamo poi un servizio infermieristico che si occupa quindi della salute, di monitorare la loro salute, i loro parametri quotidianamente e si occupa di quella che è la terapia e di mantenere una buona relazione, un buon collegamento con il loro medico di base. Abbiamo poi comunque un servizio educativo, sono io, che tiene compagnia agli ospiti giornalmente, quindi quotidianamente, tutti i pomeriggi cerchiamo sempre di fare attività che servono appunto per allenare la mente, piuttosto che fare magari dei piccoli esercizi fisici. Non ci facciamo mancare niente qui a Villa Martina, anzi, torte tutti i giorni, feste di compleanno, adesso ci incontreremo anche con la materna, piuttosto che l'elementare, il familiare, quindi cerchiamo sempre di rendere Villa Martina un luogo piacevole, un luogo familiare, come sentirsi a casa. Ecco cos'è per me Villa Martina. Per essere sempre aggiornati sugli eventi a Villa Martina, seguiteci sul nostro canale YouTube. Inoltre, se volete, potete lasciare qui un commento per maggiori chiarimenti, domande e curiosità. Un saluto a tutti da Villa Martina.